Andiamo a San Vito sullo Ionio per una partecipata, veramente manifestazione culturale, con lo scrittore padre Giuseppe Sinopoli. Vediamo il servizio. Il convento dei Carmelitani, una memoria storica da custodire. Questo è il titolo del volume presentato ieri a San Vito sullo Ionio nel corso di una partecipata manifestazione culturale. Al tavolo dei relatori, l'autore del libro, padre Giuseppe Sinopoli, introdotto dal saluto del sindaco Alessandro Doria e del parroco don Roberto Gamo. Le relazioni centrali sono state invece tenute dal giornalista, nostro collega Francesco Pungitore, e dal vicario provinciale dell'Ordine Cappuccino, padre Giovanni Loria. Ha moderato il consigliere comunale delegato alla cultura, Claudio Cosentino. Nel corso della serata, padre Giuseppe è stato premiato con la consegna di una targa che ne celebra le doti di figlio illustre di San Vito. Il libro presentato ieri è frutto di una lunga e meticolosa ricerca che ha portato alla luce fonti e documenti di enorme rilevanza storica per ricostruire le vicende del convento di San Vito, di cui oggi restano in piedi solo pochi ruderi. Padre Giuseppe, la presentazione del libro sul convento dei Carmelitani, una grande ricerca storica, tanti documenti, un ennesimo atto d'amore suo nei confronti del paese di San Vito. Sì, è durata circa 3 anni, ma è stata allargata anche agli ordini dei carmelitani, sia calzati e sia scalzi. Difatti nel libro c'è anche la lettera del grande storico dell'ordine dei carmelitani calzati, padre Emanuele Boaga, e c'è anche la lettera d'accompagnamento del generale dei carmelitani Scalzi, che è anche un catanzarese, e anche lui è rimasto molto impressionato dal volume di ricerca documentale, perché non ce l'hanno neanche loro, ma questi documenti sono stati a suo tempo, diciamo, sottratti dalle autorità governative, quindi sono stati privati gli archivi che avevano moltissimo materiale andato perduto, perché il convento dei Carmelitani di San Vito sullo Ionio è stato un grande convento a livello sia di formazione sia di classe. Difatti è stato annoverato di prima classe proprio per l'importanza che ha ricoperto non solo nel territorio ma nell'interland della Calabria. Quindi è stato senz'altro un grande atto d'amore, ma anche quella gratitudine verso quest'ordine che ancora continua a vivere nella pietà popolare sanvitese e non solo. Una struttura che purtroppo il tempo ha distrutto, però un edificio religioso che ha lasciato il segno nella comunità sanvitese, perché tanti sanvitesi probabilmente hanno preso la via della vocazione attraverso appunto lo stimolo spirituale che arrivava da questo luogo. Sì, penso di sì, perché loro sono arrivati prima dei cappuccini. Però in un paio di documenti ho trovato che loro hanno preso esempio dai frati cappuccini riguardo a certe espressioni di vita, diciamo, religiosa e anche di vita pastorale. E poi c'era questo dialogo, questa collaborazione tra i frati cappuccini e i frati carmelitani, per cui la ricchezza che si è trovata a dover formattare attraverso il loro dono d'amore andava a vantaggio dei fedeli e anche dei non fedeli, perché apprendevano la carità e attingevano anche alla sensibilità ministeriale, sociale e culturale di questi due rami importanti, francescani e carmelitani, e quindi c'è stato uno sviluppo non solo del territorio San Vito, ma anche del circondario e della stessa provincia del capoluogo. Lei lascia aperta un po' la questione della data di fondazione. Sì, perché penso che sia anteriore al 1550, perché ho trovato qualche citazione, ma non porta la data. Qualche atto notarile dice che è stato anteriore, perché c'erano delle manifestazioni, dei legati e anche dei lasciti, che allora la devozione era grande, quindi. E poi c'era questa tendenza di assicurarsi un po' la preghiera per poter accedere prima in paradiso.
Padre Giovanni, vicario provinciale, guardiano del convento di Chiaravalle, e quest'oggi potremmo dire un figlio illustre di San Vito, ma anche un figlio illustre dell'Ordine dei Cappuccini, che testimonia con questi suoi continui doni, con questi suoi libri, anche questo spirito di ricerca che ha attuato nel tempo. Sì, buonasera a tutti. Un ulteriore lavoro di Padre Giuseppe, che siamo qui a conoscere, a presentare. Come sempre, la ricerca del passato diventa per noi sprone per il cammino, per il futuro. La cosa bella è che Padre Giuseppe, facendo questo bel lavoro, ci vuole ricordare il passato glorioso della nostra terra. Ecco, lui è molto legato a questi luoghi, ma è legato alla Calabria. E nei vari libri che lui ci consegna ogni tanto, non fa altro che esprimere questo suo zelo, questo suo amore per la nostra terra di Calabria, che passa anche e soprattutto attraverso il cammino spirituale. Ecco, il filo comune che lega questi testi, questi libri di Padre Giuseppe, è proprio il filo della spiritualità, la spiritualità che è intessuta nella vita quotidiana dei nostri paesi, soprattutto la vita spirituale che guida il cammino dell'uomo. Quindi possiamo dire che ancora una volta Padre Giuseppe ha centrato il suo desiderio, quello di legare il passato con il presente e orientarlo verso il futuro. Sindaco, ho ancora un dono, un atto d'amore di Padre Giuseppe Sinopoli nei confronti di San Vito. Sì, Padre Giuseppe, che io lo seguo da tantissimo tempo, perché Padre Giuseppe a questa comunità ha dato tantissimo. Questo è l'ultimo libro che Padre Giuseppe ha confezionato, ma penso che ce ne saranno altri. Noi dobbiamo esaltare la figura di Padre Giuseppe, che Padre Giuseppe è la memoria storica di questo paese. E tra l'altro viene considerato figlio illustre di San Vito. Sì, e questo Padre Giuseppe è figlio illustre di questo paese. Io porterò in consiglio il prossimo consiglio comunale questa delibera dove abbiamo istituito i figli illustri, e Padre Giuseppe è il figlio illustre di questo paese.